14° giorno di mobilitazione da parte dei lavoratori dell'indotto e del diretto della raffineria Eni di Gela a seguito del mancato rispetto del protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 che prevede l'avvio del processo di riconversione per la produzione di biocarburanti, degli eventi di bonifica delle aree dismesse e la creazione di nuovi posti di lavoro per il personale dell'indotto fermo da 3 anni. Da questa mattina presidio lungo la strada statale 115 in contrada Burgio nei pressi del bivio per la 626 Gela Caltanissetta. Lunghe colonne di mezzi si sono formate in entrambe le direzioni di marcia. La zona è presidiata da polizia e carabinieri. Stiamo continuando affinché cerchiamo di avere delle risposte per quanto riguarda il rispetto del protocollo, ma più che altro per fare un recupero di queste ritardi che ci sono. Quindi chiediamo alle istituzioni, anche all'ENI, di cercare di recuperare queste ritardi affinché togliamo anche le persone in mezzo alla strada. Non molliamo, siamo forti e tenaci noi con l'indotto, quindi ci siamo uniti oggi all'indotto appunto per questa protesta, per alzare il tono di voce, per farci sentire da chi di dovere e darci finalmente risposte concrete. Noi abbiamo bisogno di questo per noi stessi, per la nostra città, per il nostro territorio. Questa è la vertenza Gela, in questa vertenza non ci può essere né diretto e né indotto, questa è la vertenza del territorio, questa vertenza la si può risolvere solo ed esclusivamente con l'attuazione del protocollo del 6 novembre, il che porterebbe alla realizzazione dell'agri-refinery e a tutti quei progetti inerenti all'upstream e potrebbe finalmente riportare al lavoro centinaia di lavoratori restituendo la dignità del padre di famiglia, perché quello che ne risente è il territorio di Gela, perché vediamo che l'economia gelese ormai è al tracollo. Intanto ieri il vescovo di Piazza Alberina, Monsignor Rosario Gisena, ha incontrato i lavoratori dei blocchi di Ponte Olivo sulla Gela Catania vicino alla sede direzionale di Enimed, portando una parola di conforto dopo 13 giorni di lotta per la ripresa produttiva della raffineria e per il lavoro. Vi assicuro, ha detto Gisena, che nelle 4 volte che ho incontrato Papa Francesco io ho sempre parlato dei problemi dei lavoratori di Gela che non sono di oggi ma che si trascinano da tempo e tutte le volte mi ha detto di stare vicino a voi. Il fatto di essere qui nasce da una mia sensibilità personale, ma soprattutto su mandato del Papa. Poi Monsignor Gisena si è schierato apertamente con le maestranze, con i sindacati, esortandoli a resistere e dicendosi pronto a stare in trincea con loro. Bilancio del primo corso di formazione teatrale per attori che si svolge all'Eschilo di Gela. L'iniziativa porta la firma della Scuola di Formazione Teatrale Prosa. Sono 16 i partecipanti. Docente d'eccezione è l'attore Tuccio Musumeci. Per il giovane il teatro può rappresentare un'attività lavorativa un giorno o deve rimanere soltanto un hobby, una passione? Ma secondo me oggi con la crisi che c'è è meglio la passione. Oggi inserirsi un ragazzo o a raccomandazione politiche e va a infilarsi, io li nomino, ma c'è Ugo Pagliai che si vergogna a nominare queste fiction, una volta si chiamavano sceneggiate dove c'erano i grandi attori. Oggi non gli interessa più niente, fanno queste fiction che non si capisce niente di quello che dicono. Sono attori che uno poi non si sa chi sono, che non hanno una tecnica, non hanno un tipo di recitazione, sono tutti calandi. Io tante volte ne vedo, con mio figlio mi diverto perché non si capisce una parola di quello che dicono. Al regista non gliene frega niente perché deve presentare il prodotto alla televisione. Perciò cioè non si ragiona più. Io mi ricordo quando facevo 7 voci a Milano, che era il programma del sabato sera che lo presentava Pippo Baudo, ma c'era un rigore dei funzionari. Oggi invece proprio è... Alla televisione di Stato di San Marino mi sono trovato bene, perché fa dei programmi veramente intelligenti. Qua è... Oggi le televisioni, bisogna anche, specialmente quelle emittenti private, devono dare una svolta. Devono dare una svolta anche per avere la pubblicità, perché si vive di questo, la pubblicità. Ma devono dare una svolta perché gli spettacoli oggi di varietà lo fanno i politici. Ai nostri microfoni Franco Longo, direttore del Teatro Eschilo. Siamo contenti che non sono soltanto attori o aspiranti attori gelesi, ma anche da Licata, da Niscemi, da altre parti della Sicilia. Abbiamo avuto anche richieste da Noto, da Siracusa, però ci siamo limitati ai 16 di quest'anno.
proprio fare, cercare di fare un bel lavoro certosino con tutti, con grande attenzione. C'è l'interesse proprio da parte di chi partecipa? C'è molto interesse, c'è molto interesse. Diciamo che è duplice. Da una parte ci sono i giovani che vorrebbero fare l'attore, l'attrice, teatrale o cinematografica o altri lavori nel mondo dello spettacolo. I grandi no, i grandi magari lo fanno per hobby, per il teatro amatoriale, perché già si occupano di altro, fanno altro nella vita. Gela vuole vivere, hashtag Matteo cambia verso, e per Francobollo la dicitura salute Gela lavoro. Sono le cartoline preparate dai sindacati confederali di CGIL CISL UIL da indirizzare al premier Matteo Renzi in merito all'avvertenza Eni Gela. Oltre ai presidi, gli incontri, i tavoli tecnici, le riunioni, adesso al fine di attirare l'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri si pensa anche all'invio di ben 100.000 cartoline. Ogni gelese potrà esprimere il proprio pensiero. E noi dobbiamo arrivare a Renzi, dato che non ci siamo arrivati soltanto con i presidi, dato che Renzi preferisce andare in Africa e pur passando la Sicilia non si ferma a Gela, noi lo vogliamo a Gela oppure un appuntamento a Roma, e noi scriveremo a Renzi che Gela vuole vivere e non morire, con la salute e il lavoro, ciò che tra l'altro è scritto nella cartolina. Queste cartoline verranno indirizzate, le raccoglieremo noi e verranno indirizzate al Premier per dire il disagio che la città di Gela sta vivendo. Lui è uno di quelli che dice che bisogna far cambiare verso questa Italia, che incominci da Gela. La crisi occupazionale che ha investito Gela non ha precedenti e tutti soffrono. Cosa deve fare il cittadino? Noi faremo un'operazione che di questo tipo, faremo dei gazebo, non solo a Gela per fare questa raccolta naturalmente di cartoline, per poter esprimere un pensiero, un giudizio rispetto all'avvertenza che abbiamo in atto. Non daremo le cartoline solo ai cittadini gelesi, ma anche a tutto il comprensorio. Andremo a Nescemi, a Mazzarino, perché vogliamo lanciare un messaggio chiaro e vogliamo utilizzare la stessa comunicazione che Renzi ha fatto nelle primarie PD del 2013, dove diceva Italia cambia verso. Noi diciamo a Matteo Renzi cambia verso nei confronti di Gela. Preside, oggi è un appuntamento davvero molto importante. La Sicilia, l'Italia intera deve molto a quest'uomo. Sì, perché il suo gesto, perdendo un figlio tragicamente, non per un incidente ma proprio per la malavita organizzata, con la sua decisione si è aperta in Italia la discussione sulla donazione degli organi, che non deve essere un fatto individuale ma deve diventare un fatto culturale. A questo abbiamo cercato di ribadire, nella speranza che questi incontri, coinvolgendo adulti e giovani, possano fare quella commistione fatale che consenta a tutti di acquisire la cultura della donazione. Lui pensa che nessun'altra regione nel mondo ha mai mostrato una partecipazione tale. Lui è veramente soddisfatto per questo. Questo è particolarmente vero riguardo la Sicilia, forse perché appunto Nicolas è morto a Messina. Prima della morte di Nicolas non c'era stato mai nessuna organizzazione che si fosse occupata della donazione degli organi. The number exploded after that. Dopo questo evento il numero è esploso, e questo chiaramente è stato una soddisfazione in un tragico evento. Ancora la Sicilia è al di sotto di quelli che sono la percentuale delle donazioni rispetto all'Italia e all'Europa. Così lui spera che venendo qui ancora una volta possa dare un'influenza a che la donazione sia più numerosa. Qual è l'importanza di comunicare questi messaggi ai più piccoli? Ai più piccoli, perché poi quando possono dare questo messaggio ai loro genitori, e quando ci sono questi eventi così traumatici per una famiglia, magari dare la parola di conforto e capiscono la problematica. E noi nelle scuole ci andiamo sempre, ora ricominceremo quest'anno a rifrequentare gli istituti e dare questi messaggi veramente a tutti i ragazzi di Gela. Il nostro ospedale ha raggiunto delle posizioni di importantissime al secondo posto in Sicilia, quindi era impensabile. Ai tempi di Green non sapevamo neanche di che cosa si stava parlando, e invece abbiamo fatto dei passi da gigante. Un grande esempio di generosità e di altruismo.
un mito per me il signor Reginald Green, perché il bambino se n'è andato e non aveva che tipo di decisione l'ha presa la famiglia, ha dimostrato di essere una famiglia di un livello culturale altissimo. Il ruolo quotidiano della Guardia di Finanza, il percorso formativo, le attività che contraddistinguono le Fiamme Gialle sono alcuni dei temi che sono stati affrontati questa mattina durante l'incontro che si è svolto nell'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Presente il vice comandante della Compagnia Gelese Gilberto Gerli ed il tenente Nicola Bomba, tirocinante. Abbiamo parlato di come si svolge la quotidianità accademica, illustrando tutte le attività giornaliere, le sensazioni nostre, abbiamo anche avuto il piacere di avere qui tra di noi un tirocinante che è fresco e ancora tuttora in accademia, quindi chi meglio di lui può portare l'esperienza dell'allievo ufficiale presso gli alunni della scuola, e speriamo di essere stati d'ausilio nell'ispirare magari, ecco, al termine del percorso formativo scolastico, speriamo la scelta verso la scelta per la proposizione della domanda presso la nostra amministrazione. Abbiamo illustrato il percorso formativo e universitario dell'Accademia, che attualmente si svolge nel seguente modo: una volta vinto il concorso per l'Accademia della Guardia di Finanza per i ruoli ufficiali, l'allievo intraprende un percorso formativo che porterà al conseguimento della laurea quinquennale in giurisprudenza. Il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. La Guardia di Finanza si è prestata a questo servizio, dare un contributo alla scuola per rendere i ragazzi edotti su quello che è il servizio che concerne, insomma, la Guardia di Finanza. Per cui ho accettato volentieri questa richiesta di invito a venire qua, perché è giusto che i ragazzi abbiano contezza un pochettino di ciò che devono fare dopo aver conseguito il diploma. È una bella opportunità, quindi vengono motivati a questo tipo di attività. Preside, una giornata educativa e formativa molto importante per gli alunni che per la prima volta assistono e interagiscono con un professore di filosofia. Sì, l'idea mi è venuta quest'estate leggendo un rapporto che veniva dall'Inghilterra, dove avevano sperimentato nelle scuole che corrispondono alla nostra secondaria di primo grado un progetto straordinario alternativo, cioè come si possa proporre la filosofia anche ai ragazzini più piccoli. Parlando poi col mio amico, il professore Marco Trenito, sono fiera e onorata di avere questo straordinario amico, questa straordinaria persona di grande sensibilità, ho detto: guarda, vuoi venire sempre gratuitamente, perché non abbiamo molti soldi, da me a proporre questo percorso. Proponiamolo però come se fosse in realtà un percorso di educazione ai sentimenti. L'abbiamo intitolato un po' per sorridere, un po' perché il legame è con, diciamo, l'educazione peripatetica greca, socratica. L'abbiamo intitolato appunto Spasso con Platone. Se ciò che vogliamo fare è appunto educare i nostri ragazzini non ai sentimenti, perché i sentimenti chiaramente sono insiti in ognuno di noi, ma a saperli giostrare bene. Ecco perché per me è fondamentale l'educazione ai sentimenti. Se partiamo da questo e poi lo allarghiamo anche ai nostri genitori, considerando che c'è il problema di questa genitorialità, sanno fare bene i genitori o meno, in realtà possiamo innescare un circolo virtuoso che possa essere produttivo non solo per la mia scuola, ma probabilmente anche per ciò che è fuori dalla scuola, quindi anche per la società. Si comincia a parlare di filosofia ai ragazzini della secondaria di primo grado. Che esperienza è stata e soprattutto qual è stata la risposta dei ragazzini? L'idea è quella di far vedere ai ragazzini che la filosofia non è una materia astrusa, arcana o lontanissima dai loro interessi, ma è una disciplina che risponde a domande che anche loro si pongono. E quindi abbiamo fatto vedere ai ragazzini questo discorso, e loro sono stati attenti perché hanno scoperto che le cose di cui parla la filosofia sono le stesse cose di cui parlano alcune discipline che loro già studiano, come la scienza, la storia, eccetera. La curiosità in fondo non è solo dei bambini, ma è di tutti. Certo, vabbè, c'è il famoso detto di Aristotele secondo cui la filosofia nasce dalla meraviglia, e quindi i bambini che hanno questa capacità ancora di meravigliarsi sono quelli probabilmente più pronti a conoscere punti di vista diversi da quelli che hanno ereditato dall'educazione. Musica.
Lo avevano preannunciato che sarebbero scesi in piazza con i loro trattori e sono stati di parola. Gli agricoltori della comprensione gelese contestano il caro acqua per irrigare i campi, chiedono il ripristino delle dighe comunelli di Sueri e Cimia e l'abbattimento dell'IMU sui terreni agricoli. Un lungo corteo è partito da Via Europa ed ha attraversato il corso principale. Alla manifestazione hanno partecipato i contadini aderenti alle organizzazioni UPA, UNSIC e all'Associazione Santa Maria. Una protesta che segue quella che vede coinvolti da oltre due settimane i lavoratori dell'indotto dell'ENI, i quali chiedono l'avvio del piano di riconversione dello stabilimento, così come concordato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. Il nostro territorio è assillato da gravissimi problemi. L'emergenza stamattina ci porta a lottare per la sospensione degli aumenti, la dichiarazione dello stato di crisi, l'esonero del pagamento IMU, ma è l'inizio di una vertenza che ovviamente si collega alla vertenza Gela, perché stamattina, oltre alla presenza dell'UNSIC rappresentata da me, dall'Unione Provinciale Agricoltore rappresentata da Paolo Maganugo e dall'Associazione Santa Maria di Niscemi rappresentata da Gentile, volontariamente, in maniera spontanea, stanno partecipando anche i lavoratori dell'industria, anche altre organizzazioni di categoria e anche altre fasce ricollegabili a problemi che hanno i lavoratori con licenziamenti, fuoriuscita dal posto di lavoro, precarietà. Quindi è la fascia del bisogno che si allarga rispetto a un governo nazionale insensibile e sordo ai problemi di Gela. Quindi noi stiamo iniziando una lotta che si inserisce nella vertenza Gela, per la quale occorrerà unire tutte le forze sociali, economiche, produttive, istituzionali e politiche affinché si riempia intanto di contenuto questa vertenza Gela e si continui a lottare. Ci sono dei settori che ormai sono al collasso, il nostro particolarmente, perché le nostre istituzioni ormai ci hanno abbandonato, e stiamo chiedendo con forza che non venga a morire l'ultimo settore probabilmente trainante di questa città, perché ormai, se noi consideriamo, l'ENI sta chiudendo, porto non ne abbiamo, turismo non esiste, artigiano non ce n'è più, commercio non esiste più, se dobbiamo fare morire pure l'agricoltura, allora è giusto che parliamo di cominciare ad andarcene tutti fuori, perché qua ormai non possiamo più vivere in queste condizioni. Ma chi dovrebbe intervenire? Allora, in questo caso la protesta di oggi è rivolta, è chiaro che c'è un punto di riferimento, stiamo parlando di aumento di acqua, aumento indiscriminato del costo dell'acqua, però è chiaro che le responsabilità in questo caso, in questo preciso caso, sono della Regione, perché è la Regione che ha tagliato i fondi al consorzio e quindi il consorzio non può più permettersi di vendere l'acqua a 15 euro l'ora, ma la deve vendere a 22. Quindi è chiaro che se la Regione non interviene come è intervenuta negli altri anni, il consorzio sicuramente non può ridimensionare le cose. Open Day al liceo classico Eschilo di Gela. I docenti e gli alunni hanno accolto i genitori e gli studenti delle terze classi delle scuole medie per far conoscere la scuola, la sua offerta formativa, le metodologie e la didattica applicate. Stiamo celebrando l'Eschilo in scena, una manifestazione equivalente a un Open Day, cioè una scuola aperta in una giornata per farsi conoscere dalla comunità. Nell'Aula Magna sono pronti i ragazzi che sono venuti a fare visita alla scuola e qualche professore introdurrà il discorso, il preside saluterà gli intervenuti e i ragazzi, specialmente quelli degli ultimi anni, faranno poi, dopo un piccolo spettacolino, da Ciceroni alla visita che i ragazzi vorranno fare nella nostra scuola. Siamo felici di essere nella comunità, ci piace che siamo scelti, ma non perché vogliamo avere un numero in più di altri, ma perché siamo convinti che il metodo di studio che si apprende al liceo classico e al liceo delle scienze umane, oggi parliamo solo del liceo classico, è particolarmente utile per affrontare le difficoltà e i problemi della vita.
Può la memoria porsi dei limiti? Può la coscienza collettiva permettersi delle omissioni? E in che modo la memoria può coniugarsi con la necessità di conoscere e capire senza ancorarsi ai soli sentimenti? Sono gli interrogativi posti nell'ambito dell'iniziativa sul giorno della memoria che si è svolta nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela. Durante l'incontro sono stati spiegati agli alunni delle seconde classi la vicenda degli ebrei di Sicilia, illustrata dall'archeologa medievista della soprintendenza di Ragusa, Salvina Fiorilla, e quella delle donne che hanno combattuto immolandosi durante la Seconda Guerra Mondiale, molte delle quali ebree. Quest'ultimo aspetto è stato curato dall'avvocato Giovanna Cassara, responsabile dell'Unione Donne d'Italia di Gela. Quello che abbiamo fatto è stato, come dire, tentare di ricostruire la presenza ebraica in Sicilia, storicamente, dall'epoca romana in avanti, e di comprendere come sia scomparsa invece questa presenza alla fine del 400 a seguito delle persecuzioni di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, e quindi come mai poi durante la Seconda Guerra Mondiale la Sicilia non abbia avuto la disgrazia di vedere tanti propri figli partire per i campi di concentramento tedeschi. Noi volevamo fare in modo che i nostri ragazzi di seconda riempissero un tassello della loro memoria. Certo, loro hanno una memoria individuale, hanno una memoria sociale legata alla loro famiglia, ai genitori, ai nonni. Hanno anche già una traccia di memoria collettiva. Ma perché non spiegare anche a questi ragazzi il motivo per il quale la Sicilia non ha dato il suo terribile contributo alla Shoah? Come non spiegare a questi ragazzi ciò che ha portato la Sicilia ad essere priva di quelle comunità ebraiche che invece costellavano tutta quanta l'Europa? E allora, attraverso il recupero di un fatto lontano nel tempo, ma importantissimo, perché presente nella storia di tutti, ecco che noi miriamo veramente alla conservazione della memoria, ma quella lunga e quella profonda. Social gossip, dalla chiacchiera di cortile al web pettegolezzo, è il titolo del libro scritto dai sociologi Antonia Cava e Francesco Pira. L'opera ripercorre la funzione socio-comunicativa del pettegolezzo interpretando i media come spazio privilegiato del voyeurismo verbale. Cava e Pira sfidano il pregiudizio che lega il chiacchiericcio al frivolo, invitandoci a prenderlo sul serio. Attraverso l'analisi dei linguaggi televisivi e delle narrazioni del web, il libro restituisce l'importanza dei rumors come pratica collettiva che coinvolge l'intero corpo sociale nella produzione di significati. Abbiamo cercato di comprendere quali fossero i significati sociali di questo particolare tipo di interazione comunicativa e abbiamo scoperto che è un voyeurismo verbale, così lo definiamo, che ha grande successo. I punti di fascinazione di questa formula del racconto sono essenzialmente il fatto che si propone come una opera aperta. Il pettegolezzo è una storia partecipata. Nel suo passaggio di bocca in bocca, ciascun fruitore diventa autore di questo sentiero narrativo e questo è il primo punto di forza. Diciamo che una parte del volume è anche dedicata a studiare la spettacolarizzazione del pettegolezzo che diventa nei nostri palinsesti televisivi un vero e proprio nuovo format e che affascina profondamente tutti gli spettatori. Quindi l'obiettivo del volume è quello di condannare in qualche modo il pregiudizio che collega il pettegolezzo a qualcosa di frivolo, studiandolo come un'interazione comunicativa di interesse sociale rilevante. Oggi il pettegolezzo è sicuramente una forma di narrazione, lo è per i giornali, per la TV, per la radio, ma lo è soprattutto attraverso i social network. Nel nostro volume abbiamo cercato di lavorare attorno a due concetti, come anche il mondo del giornalismo, della politica, risponde alla sollecitazione del pettegolezzo, come il rumor diventa gossip e in questo passaggio che cosa può accadere. Il giornalismo certamente ha abbandonato quello che nel passato era una regola ferrea, pubblicare solo quello che è corroborato da verità e quindi avere una fonte certa. E oggi basta un rumor per
creare una notizia e pubblicarla, anche perché i tempi si sono molto ridotti e c'è molta velocizzazione nel lavoro di redazione. L'altro aspetto che abbiamo esaminato è quello legato a che impatto può avere il gossip tra i più piccoli, quindi preadolescenti e adolescenti, con portali come per esempio ask.fm o anche un giro di notizie e di immagini attraverso Facebook, Twitter o anche Instagram.